Che fatica questo smog! Meno male che qui a go-kart non ci sono automobili che inquinano. Ciao, sì, in realtà è difficile che i bambini riescano a pulire le loro città e a usarle a modo loro. Questo è vero, però almeno... Ragione, però sì. Io ti consiglierei di andare, sì, non so, su delle piste ciclabili. Guarda che ce n'è una in ogni città. Bellissimo! E poi... Eleonora. Ciao, Eleonora. Allora, dobbiamo finire la sartoria. Ti ricordi? Sì. Vagamente. Dai, scegli una scatola per cominciare. Gialla, quella rossi. Sì. Vediamo cosa c'è qui. Mi dispiace, qui ci sono dei bignè con delle gelatine alla frutta che purtroppo non vanno bene per la nostra sartoria. Quindi vinci il... Grazie. Pronto? Pronto? Pronto. Chi parla? Valeria. Ciao Valeria. Dai, dobbiamo finire la sartoria. Tu gialla. Cerca di... Sì, vediamo se hai ragione. Eh no, anche tu hai trovato un elemento che riguarda la pasticceria purtroppo. Ma comunque vinci questo nuovo gioco che si chiama Jimmy Ridimmi ed è veramente un giochino simpatico. Poi te ne accorgerai. Ciao. Ciao. Pronto? Sono Erika. Ciao Erika. Allora, tu con quale scatola vuoi cominciare? La blu. La blu. Vediamo cosa nasconde la scatola blu. Purtroppo c'è un compasso che va bene per la scuola. Sì, va bene, ciao. Ciao, anche tu vinci il Jimmy Ridimmi. Ce n'ho. A chilometri, ora esageri. Sarà stato lungo 8 chilometri. Devo dire che l'altro anno, quando ho preso la patente, avevo proprio pensato di prendermi una macchina elettrica, di quelle che non inquinano. Però poi purtroppo, sai, mi sono ritrovata con la macchina di mamma che me l'ha passata e quindi ho una macchina a benzina. Purtroppo. Inquinatrice! Tu sei un'inquinatrice! Sì, sì, sono un'inquinatrice. Guarda che io la macchina, primo, la uso pochissimo e secondo, il mio altro mezzo è molto più ecologico del tuo skateboard di plastica perché io vado a cavallo. E non puzza? Beh sì, un po' puzza, però voglio dire, è sempre una puzza, diciamo, ecologica, se vogliamo dire. Sì, sai di cosa puzza? Di cavallo. Di Pepala Puzzola. Ah. Che stiamo per vedere insieme. Buonasera ed eccoci di nuovo insieme a Go-Kart. Finalmente, non vedo l'ora di tornare a casa per rilassarmi e vedere un po' di cartoni animati. Proprio io alla fine... Ma... Pronto? Come? Dei palloni da rugby? No, guardi... No, neanche da football americano. Ha sbagliato? Cosa? No, guardi, qui noi non trattiamo articoli sportivi. Ha sbagliato numero. Arrivederci. Ma è normale che in una trasmissione capiti sempre quello che sbaglia numero? Io non lo so, non mi sembra molto normale. Ma adesso c'è il nostro gioco. Pronto? Sono Giorgio di Airbus. Ciao, hai chiamato per giocare, non è che hai sbagliato numero? No. Benissimo. Allora, vediamo di finire questo supermercato. È arrivata l'ora che dobbiamo finirlo. Quindi scegli la prima scatola. Verde. Verde, ce l'ho qui davanti. Mi dispiace, ti fermi proprio qui. Hai trovato il cubo. Fa parte dei solidi. Comunque, vinci il Jimmy Ridimmi. Vuoi salutare qualcuno? A nonni, a mia zigina e tutta la mia classe. Ok, un grande saluto a tutti. Ciao, ti ciao. Mi dai due magliette? Va bene. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Chi parla? Sandro. Sandro? Sì. Ciao. Allora, ti sei ricordato cosa è uscito ieri da quelle scatole? Oh. Dai, provaci, su, fai uno sforzo. Quella blu, oriche e gialle. Vediamo se hai ragione. Vediamo. Anche tu hai trovato un altro solido, un parallelepipedo. Mi dispiace. Anche tu vuoi fare qualche saluto? Vinci il Jimmy Ridimmi. Saluto mio nonno. Ok. Ciao. Ciao nonno, ciao Sandro. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Serena. Ciao Serena. Tu sei stata un po' più attenta in questi giorni a quello che è uscito? Sì. Dai, vediamo. Verde, righe gialle. Vediamo se hai ragione. Esatto, bravissima, hai trovato le buste. Per cominciare vanno benissimo. Poi? Rossa. Rossa. Bravissima, hai trovato il carrello del supermercato. Poi?
Celeste palline rosse. Mm-hmm. Mi sa che sei stata proprio attenta. Infatti hai trovato i filetti di sogliola e i pisellini. E poi? Gialla. Gialla. Mi dispiace, questo è un annaffiatoio per il giardino. Anche tu ti fermi qui. Però sei stata la più brava questa sera perché hai trovato 3 elementi. E vinci il mio caro diario. Ciao. Saluti. Sì. Oh, mannaggia, caduta. Ti saluto tutti, ciao ciao. Pronto? Sono Simone. Ciao Simone. Allora, dai, quale scatola vuoi per cominciare? Verde, righe gialle. Bravissimo. Beh, infatti sei visto qualche minuto fa. Busta. Poi rossa. Rossa, eccola qui. Bravissima, hai trovato il carrello. Poi blu, no, azzurra, righe rosse. Ah, pallini rossi. Infatti. Pisellini e filetti di sogliola. E adesso tocca a te trovare il quarto. Allora, perché non è uscito. Rossa a pallini gialli. Vediamo se hai ragione. Mannaggia, non si riesce a trovare. Abbiamo trovato il tubo da giardinaggio per annaffiare le piante. Anche tu vinci il mio... No, scusa, il tuo data boy. Ciao. Va bene, posso fare dei saluti? Certo, chi vuoi salutare? Tutti i miei compagni di scuola, Luca, Marco, Alice, Serena e poi anche gli altri. Okay. E le maestre. Va bene. Ciao a tutti. Okay, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Mi chiamo Leonardo. Ciao, Leonardo. Dai, tu che dici? Te li ricordi almeno 3 elementi che sono usciti? Sì. Dai. La verde e righe gialle. Perfetto, le buste. La rossa. La rossa. Mantieni la concentrazione, hai trovato il carrello. E poi? L'azzurro, pallini rossi. Io già la stavo guardando. Ecco qua, filetti e pisellini. E poi? La blu e righe gialle. Vediamo, vediamo. Aia, c'è il parallelepipedo, mi dispiace. Anche tu, però guardate che il data boy è un gioco, anzi non è poi tanto un gioco, è proprio un oggetto da gente seria dove può scrivere tutti gli indirizzi, eccetera, eccetera. Quindi è un bel premio. Bene. Vuoi salutare qualcuno? No, ciao. Ciao, ciao. Oh, Violante, scusami, però dovevo assolutamente trovare un pallone. Ma che ci fai con questo pallone? Ma come che ci faccio? Questa è una palla. Se e fossi capitato prima, guarda, c'era un signore che cercava i palloni. Ma va? Aveva no, ma questa mi serve per disegnare la Gioconda con la palla. Perché la Gioconda, grazie alla palla, verrà più sinuosa, più morbida. Vedrai, farà un capolavoro. Adesso vado, eh. Ok. Sì, ti ricorda niente? No, mi ricordava qualcuno. Mi sembra che oggi siano un po' tutti nel pallone. Anche Silvio che si mette a fare il disegnatore artistoide. Spero che sia soltanto un momento di passeggiare a follia, come quella degli Animaniacs.